Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Sono rimaste in sospeso ancora alcune domande che erano state poste di recente. Come feci riferimento l'ultima volta ad un'osservazione relativa al sogno fatta da uno studioso, così oggi voglio fare riferimento ad un argomento che dà tanti pensieri ad uno studioso contemporaneo. Anche così arriveremo al nostro discorso, ovvero la coda delle lucertole. È noto che, prendendo una grande lucertola per la coda, questa si stacca. Si dice la lucertola è fragile. In effetti è molto difficile catturare lucertole grandi per la coda, perché la loro coda è fragile e si stacca. La lucertola invece continua a correre senza coda. Le ricerche degli studiosi mirano a chiarire se la coda dell'animale viene in effetti strappata o se viene abbandonata dall'animale. La scienza attuale, basata sul materialismo, pensa che siano deboli i muscoli dell'animale che collegano le parti della coda e che i muscoli non riescano a trattenere la coda quando viene catturata la lucertola. Però vi è un dato curioso poco considerato dalla gente. Le lucertole che vivono per un lungo periodo in cattività, dopo essere state catturate, perdono la capacità di abbandonare con facilità la coda. La coda si rinforza e non la si può strappare con facilità, tiene di più. Che le lucertole in libertà perdano con facilità la coda è un fenomeno singolare. Se sono in cattività, la coda tiene meglio. Come mai? La gente ora pensa molto come mai i piccoli muscoli della coda provochino una cosa del genere, mentre in cattività la coda dell'animale non si stacca con facilità. La causa risiede nella paura che di certo prova l'animale quando è in libertà e si cerca di catturarlo. Non è un avvenimento ordinario essere catturati. Accade per la prima volta che un uomo gli si avvicini. L'animale ha paura e diventa tanto fragile da perdere la coda. Abituandosi durante la cattività agli uomini che l'avvicinano spesso, non ha più paura e non perde più la coda. Anche ad un esame superficiale vediamo che la paura ha un grande ruolo nella lucertola. Però dobbiamo fare un passo in avanti e dire: la paura della lucertola, quando l'uomo è nelle vicinanze e la vuol catturare, è qualcosa che si presenta nell'animale solo quando l'uomo la cattura. È tuttavia sempre nella lucertola e tiene insieme la sostanza dell'animale, rafforzandola. Come paragone, porterò un fenomeno molto strano della vita umana. Avviene che persone, molto dipendenti dalla propria vita animica, quando provano paura, soffrano di diarrea. La paura produce diarrea. Che cosa significa? Significa che il contenuto dell'intestino non viene più trattenuto. Che cosa lo tratteneva nell'intestino? Se la paura si diffonde nell'anima, non trattiene più la sostanza dell'intestino. Se tuttavia la paura è nell'intestino, trattiene la materia. Lo stesso succede nella lucertola. Osservando una lucertola, si vede come sia sempre compenetrata di paura come il nostro addome. Contiene cioè qualcosa di animico. La paura si accumula soprattutto nella coda. Quando l'animale spinge fuori la sua paura, la coda si spezza. E tuttavia la paura rimane nell'animale. L'animale non sente la paura se è in cattività, perché si abitua all'uomo e come risultato riesce a trattenere la coda. Si nota una determinata caratteristica animica che ha un certo significato nella conformazione corporea. Anche noi uomini abbiamo la paura in noi,
nell'alluce, nelle gambe, nella pancia, ovunque c'è la paura. Solo oltre il diaframma non passa, sale soltanto quando abbiamo incubi. La paura è comunque in noi. La paura però è utile, tiene insieme il nostro organismo. Nelle ossa si ha il maggior accumulo di paura. Le ossa sono così solide perché in esse vi è una paura fortissima. La paura tiene solide le ossa. Quando si sentono le ossa, si è soggetti al rammollimento delle ossa. L'ipotesi è confermata perché persone paurose, che erano già tali da giovani, cioè quando le ossa non erano ancora indurite, in effetti si possono curare per via animica, scacciando in qualche modo la paura, ad esempio in soggetti rachitici. Sarebbe comunque un errore dire «in noi la paura è qualcosa di animico». Basta far salire un po' la paura per raggiungere conoscenze superiori. Non è salubre perché ci ammaleremmo nell'anima e nel corpo. Occorre piuttosto fare qualcosa d'altro. Se vogliamo acquisire conoscenze del mondo spirituale, ho già elencato altri mezzi, dobbiamo vivere pienamente nel mondo esterno. Come vive la gente nel mondo esterno? Lo si è potuto vedere benissimo nelle ultime settimane. In un primo momento, a causa del clima, siamo ben gelati, e in un secondo momento abbiamo invece sudato. La gran parte degli uomini non fa altro per vivere pienamente nel mondo che percepire una volta un gran caldo e l'altra un gran freddo. Non è il solo mezzo con il quale ci si inserisce nel mondo esterno. Si può anche sviluppare in se stessi una determinata capacità che non permette solo di soffrire il freddo quando fa freddo, ma anche di individuare l'elemento freddo e di sentire una specie di paura che rende consapevoli che col caldo passa la paura. Sviluppando in noi una certa sensazione di paura di fronte alla neve ed una determinata sensazione di benessere di fronte ai caldi raggi solari, si fa semplicemente un altro passo da inserire tra quelli già da me descritti verso la conoscenza superiore. In effetti è così. Chi vuole acquisire conoscenze superiori deve percepire qualcosa avvicinandosi al ferro rovente e percepire qualcos'altro avvicinandosi ad un ciottolo. Accanto al ferro rovente deve avere interiormente la sensazione. È qualcosa di imparentato col tuo calore, ti fa bene. Prendendo in mano un ciottolo deve avere una sensazione di disagio, deve causargli paura. Come si vede, chi intende acquisire conoscenze superiori non può essere nervoso, come si direbbe oggi, ma prendendo in mano un ciottolo non lo deve lasciar subito cadere perché gli produce paura. Occorre essere coraggiosi e sopportare la paura. D'altronde, non ci si deve comportare come il moscerino che trova così tanto piacere nella luce da buttarsi contro di essa, trovando così la morte. Proprio l'insetto che si butta nella fiamma lascia intravedere come la fiamma sia imparentata con l'elemento spirituale animico. Possiamo dire che bisogna acquisire una sensazione interiore, un sentimento interiore per le cose che esistono nella natura. Cosa ne segue? La terra ha una superficie rocciosa. I materialisti credono al suolo roccioso perché su di esso possono camminare. Toccandolo si nota che è duro. I materialisti credono nella solida roccia. Tuttavia, chi vuole acquisire conoscenze superiori ha un certo timore proprio di fronte alla roccia solida. Il timore non si manifesta quando si è nell'aria riscaldata. Il timore non c'è più perché l'aria riscaldata non rende timorosi. Tuttavia, si può arrivare anche ad aver paura dell'aria riscaldata. Ciò avviene quando si cerca di stabilire che cosa provochi in noi l'aria riscaldata,
percependolo con sempre più piacere. Immaginiamo qualcuno che si sente sempre meglio nell'aria riscaldata. Ora anch'essa inizia a fargli paura. Più ci si sente bene e più l'aria calda fa paura. Quando ci si abitui a sentirsi proprio bene nell'aria riscaldata, quando ci si abitui, per così dire, sempre più al calore, è un particolare necessario perché ci si deve inserire nell'intera natura volendo acquisire la conoscenza spirituale, la cosa inizia a diventare strana. Cercherò di renderlo più chiaro. La gran parte degli uomini cerca di rinfrescarsi quando ha caldo. Importante allora è il desiderio di rinfrescarsi. Resistendo al calore, adattandovisi, percependolo come benessere, inizia a prendere forma quel che vi è nell'aria riscaldata. Si creano immagini di tutti i tipi e inizia a comparire proprio il mondo spirituale. Il mondo spirituale che è sempre nell'aria, ma che non si sente, non si percepisce nell'aria, perché non si vuol sopportare il calore dell'aria. Abituandosi a percepire tutte le entità spirituali che sono nell'aria e che non si vedono perché non si vuol sopportare il calore dell'aria, appunto abituandosi a vederle, allora si inizia poco a poco a percepire qualcosa di strano anche nei confronti della roccia solida. Si arriva a dirsi: se prendo con la mano maldestra un sasso, esso è duro. Iniziando a percepire sempre più lo spirito, penetrando sempre più lo spirito, vedendo intorno a me non solo il mondo sensibile, ma anche quello spirituale, di certo non posso immettermi col corpo fatto di carne e sangue nel suolo terrestre, ma posso farlo col corpo astrale del quale ho parlato. È molto interessante. Quando si inizia a percepire nell'aria l'elemento spirituale, grazie ai mezzi da me indicati, si esce dal proprio corpo e non si considerano più i sassi come un intralcio e ci si immerge, come fanno i nuotatori nell'acqua, nel solido suolo terrestre. Ci si immerge. Il processo è molto interessante. Non è possibile immergersi nell'aria in forma di spirito, perché ci appaiono altri spiriti. Viceversa, nel suolo terrestre ci si può immergere con facilità. Infatti non ha in sé l'elemento spirituale. Ci si può immergere come un nuotatore. Lo stato intermedio è l'acqua. L'acqua evapora verso l'alto e ridiscende come pioggia. In alto, nel cielo, si formano di frequente, certo abbiamo tutti visto, i fulmini. L'acqua è tra il solido suolo e l'aria ed è più rarefatta del suolo e comunque più densa dell'aria. Che cosa significa? Significa qualcosa che si vede al meglio guardando il fulmine. Nel fulmine, come dicono gli studiosi, vi è una scintilla elettrica. Perché lo dicono? È certo noto che se un bastoncino di cera lacca si sfrega con un pezzo di pelle, il bastoncino si carichi di elettricità e pezzetti di carta in vicinanza ne vengano attirati. Sfregando altri corpi in questo o in altro modo, li si rende elettrici. A scuola già lo fanno vedere ai bambini. È comunque indispensabile un particolare. In un'aula piena di vapori, nessun bastoncino di cera lacca si carica di elettricità e neanche altri oggetti.
Prima si deve pulire tutto con un panno ben asciutto, in quanto l'umidità non crea elettricità. Dopo aver asciugato tutto, si produce elettricità. Gli studiosi dicono: nel cielo vi sono nuvole che, urtando una contro l'altra, sprigionano la scintilla elettrica, il fulmine. Ogni bambino potrebbe obiettare: si deve proprio evitare l'umidità, perché con l'umidità nello strumento impiegato non si forma elettricità. L'obiezione può essere fatta da chiunque. Sciocchezze del genere comunque vengono dette. Naturalmente non è il caso di parlare di nuvole che si urtano. Quando l'acqua evapora e sale, si avvicina sempre più alla regione della spiritualità. Si allontana dalla materia priva di spirito in basso e penetra nella spiritualità in alto. In realtà, lo spirito provoca la scintilla elettrica, il fulmine. Salendo sempre più in alto, raggiungiamo la regione dell'elemento spirituale. La Terra ha solo materia nelle sue vicinanze. Più in alto è attorniata dall'elemento spirituale. Arriviamo veramente nel mondo spirituale. Nel momento in cui il vapore acqueo sale ed entra nella regione dello spirito, dallo spirito stesso può formarsi il fulmine. L'acqua si spiritualizza verso l'alto e ridiscende addensata. Studiando la natura si deve arrivare allo spirito. Si sostengono cose assurde, come quelle ricordate relative al sogno di volare, alla coda della lucertola o al fulmine, solo non tenendo conto dell'elemento spirituale. Ovunque si vede che non si arriva a spiegare la natura tralasciando l'elemento spirituale. Ora si può anche chiarire che quando si è sulla Terra, lo si è sempre in modo che partendo dal basso verso l'alto si è imparentati con l'elemento spirituale nel quale ci si può immergere in basso come un nuotatore. Uscendo di notte col corpo astrale, e con l'io dal corpo fisico e da quello eterico, si entra ovunque sempre in un ambiente solido. Leghiamo con quanto è solido perché non possiamo entrare nell'elemento dell'aria e quindi ci muoviamo nell'elemento solido. Il muoversi nell'elemento solido è molto importante. Se ci comportiamo come ho detto nei confronti del calore, riusciamo a vedere le entità spirituali dell'aria. Se di notte però usciamo dal corpo e come spirito ci uniamo con l'elemento terrestre, può succedere che svegliandoci abbiamo in noi ancora qualcosa di ciò che abbiamo sperimentato nella materia solida della Terra. Abbiamo ancora qualcosa in noi. Nell'anima abbiamo ancora qualcosa. È interessantissimo. Tutti si saranno già accorti che svegliandosi si odono lievi suoni. Facendo tanta attenzione al risveglio, si potrà provare una cosa curiosa che indurrà a pensare: qualcuno ha bussato alla mia porta. È molto curioso. Inserendosi nella vita dell'aria con la propria anima, si vede qualcosa. Si formano immagini. Inserendosi con la propria anima nella vita dell'elemento solido, nella materia, come il nuotatore si immerge nell'acqua, si odono suoni. Importantissimo è che tutte le materie solide emettono di continuo suoni che non si odono perché non si è in esse. Ogni sostanza solida ha di continuo suoni in sé che si odono al risveglio, perché in quel momento si è per metà ancora in essa. I suoni possono avere un significato. Se al risveglio si ode, per esempio,
un rumore simile al bussare alla porta, quando molto distante è morto qualcuno, è del tutto corretto supporre un nesso tra la percezione e il defunto. Naturalmente non si è in grado di interpretare queste cose in modo corretto. Se qualcuno non avesse imparato a leggere, non saprebbe interpretare i segni sulla carta. Altrettanto poco si sa interpretare quanto di meraviglioso è attivo al risveglio quando si sentono dei suoni. Non occorre credere che il defunto sia davanti alla porta e bussi con la mano. Però il defunto, che per alcuni giorni dopo la morte è ancora presente sulla terra, vive nei corpi solidi. I suoni nati dal legame col solido non devono sembrare un miracolo, in quanto nei tempi in cui si teneva conto di queste cose, se ne parlava sempre. Che si abbia una percezione alla morte di qualcuno che si trova molto distante, ha la sua buona ragione. Qualcuno muore ed è ancora legato con la sua anima al regno solido della terra. Si formano così i suoni che partono da lui. Egli abbandona l'esistenza terrena emettendo quei suoni. Lo si sente anche da lontano, altrettanto bene come si riesce a leggere quando si spedisce un telegramma in America, dove poi lo si legge. Effetti del genere a lunga distanza, che passano attraverso la materia terrestre, sono presenti sulla Terra, sono sempre presenti. In tempi in cui se ne teneva conto, si sapeva del nesso tra la sfera spirituale e quella terrestre. Non è solo una favola, ma qualcosa che in tempi remoti veniva percepito. Si vanno così a toccare cose che oggi sono considerate superstizioni, sebbene si possano dimostrare scientificamente come altre cose scientifiche. Comunque si devono conoscere bene queste cose. Se infatti si arrivasse a percepire nell'aria il mondo spirituale, se gli uomini non fossero piagnucolosi come lo sono oggi, non sfuggirebbe loro il mondo spirituale. Si sa che in un certo senso più civilizzati sono gli uomini, più piagnucolosi diventano, e quelli che devono vivere in un calore terribile non hanno il tempo di percepire il mondo spirituale mentre lavorano. Vedere nell'aria entità spirituali sarebbe una cosa abbastanza innocua. Potrebbe percepirlo chiunque senza che sia pericoloso per lui. Se l'udire ci afferrasse troppo e se di conseguenza si arrivasse in uno stato nel quale si ode di tutto, la cosa potrebbe essere pericolosa. Vi sono persone che, a poco, si trovano in uno stato nel quale sentono le parole più diverse. Vien detto loro di tutto. Stanno avviandosi alla follia. In effetti, non si è mai minacciati da un pericolo, cercando le entità spirituali nell'aria. Perché? Lo posso chiarire con un esempio. Andando in barca e cadendo in acqua si può annegare. Se qualcuno ci tira verso l'alto si arriva a sperimentare tante cose, ma non si annega. Lo stesso vale per l'anima che si dirige verso l'alto e vede tante cose. Non le può succedere niente. Se scende in basso nella materia solida, allora può, per così dire, annegare spiritualmente. L'annegare spirituale subentra quando si perde la coscienza e vengono dette tante cose nell'interiorità. Questo è grave. Quando invece si vede esteriormente la sfera spirituale, è come se girando per il mondo non ci si impaurisce vedendo una sedia. Allo stesso modo non si teme la sfera spirituale esterna ed anzi addirittura la si gradisce.
Ci si fa invece rapire da ciò che si ode interiormente, immergendosi nella solida terra con tutta la parte spirituale ed animica. Si annega, si cessa di essere uomo. Di conseguenza, occorre essere cauti nei confronti di chi dice di ricevere comunicazioni interiori. È sempre pericoloso. Solo chi è ben inserito nel mondo spirituale e lo conosce bene, sa che cosa in realtà viene detto, sa che non parlano entità elevate, ma in effetti sono entità inferiori. Ho parlato con libertà per far capire che l'uomo deve arrivare ad una concezione del mondo ben diversa da quella attuale se intende entrare nel mondo spirituale. Qualcuno si chiederà: perché gli spiriti ci rendono così scomoda la via per conoscerli? Immaginiamo solo che essere sarebbe l'uomo se non si dovesse impegnare per entrare nel mondo spirituale, se vivesse in esso. Sarebbe un semplice automa spirituale. Si raggiunge un rapporto adeguato con le entità spirituali grazie ad un impegno, e studiare il mondo spirituale richiede il massimo impegno interiore. È facile lavorare al tavolo del laboratorio e fare esperimenti, è facile sezionare cadaveri e conoscere tante cose, ma richiede proprio molto lavoro interiore entrare veramente nel mondo spirituale. Il mondo istruito di oggi è troppo pigro per farlo. La stessa pigrizia fa sì che la gente dica: ho fatto gli esercizi indicati nel libro L'Iniziazione, ma non ho visto niente. La gente pensa che la conoscenza debba essere data esteriormente, che non vada elaborata nell'interiorità. La gente oggi vuole che venga mostrato tutto. Ho già detto in precedenza, oggi si vuole fotografare tutto, di tutto si vuol fare fotografia affinché tutto sia disponibile esteriormente. Volendo però progredire nella conoscenza spirituale, occorre stare attenti ad elaborare quanto si accoglie dal mondo. Di conseguenza, chi vorrà arrivare allo spirito dovrà in avvenire evitare, per quanto possibile, di fotografare tutto, ma dovrà riflettere molto su quanto gli dice il mondo. Io, per esempio, non mostro fotografie. Ora non ve ne sarebbe il tempo, ma anche avendolo, non tenterei di presentare l'argomento con fotografie. Ho fatto invece dei disegni nati col discorso, in cui si vedesse che cosa intendevo con ogni tratto, affinché fosse possibile seguirmi col pensiero. Questa attività dovrebbe oggi essere presente anche nell'insegnamento scolastico. Pochi disegni pronti, tanti che nascono nell'istante in cui il bambino vede il tratto che si forma. Così egli collabora interiormente. E così si viene sollecitati ad essere attivi interiormente. Ciò comporta a sua volta che ci si inserisca di più nella vita spirituale, facendo anche nascere una comprensione per lo spirito. Ai bambini non dovrebbero neanche essere presentate teorie definitive affinché non diventino dogmatici. Lo scopo è di guidarli verso un'attività autonoma. Anche il loro intero corpo così diventa più libero. Ora vorrei parlare ancora di un argomento toccato dalle domande. È noto che la patata venne importata in Europa a partire da una certa data. I popoli in Europa non furono sempre consumatori di patate. Una volta successe una cosa strana. Esiste un'enciclopedia alla quale anche io collaborai, ma non alla voce di cui adesso parlerò. In quella voce si dice che un certo Drake aveva introdotto la patata in Europa, che aveva questo grande merito.
Ad Offenburg, che ora è occupata dai francesi, vi è anche un monumento a Drake. Ebbi una sensazione molto strana leggendo nell'enciclopedia che a Drake era stato eretto ad Offenburg un monumento perché egli aveva erroneamente la fama di aver introdotto la patata in Europa. Se vengono fatte illazioni su chiunque, in Europa gli viene dedicato un monumento. Comunque sia, non voglio parlarne ora, ma piuttosto dire che ad un certo punto venne introdotta la patata in Europa. Osserviamo un momento la patata. In effetti non ne mangiamo le radici. Le radici sono i rametti che entrano nel terreno. Attaccate alla patata si trovano le piccole radici che vengono tolte con la buccia. La patata di per sé è un gambo un po' più spesso. Una pianta comune ha in basso la radice e da essa nasce il gambo. Quando il gambo si ispessisce, come succede per la patata, si forma il cosiddetto bulbo. In realtà è un gambo più spesso, così che la patata non è una radice, ma un gambo ingrossato. Si tenga ben presente che mangiando una patata si mangia un gambo ingrossato. L'alimento viene preso soprattutto dal gambo ingrossato. Dobbiamo ora chiederci: che significato ha per noi che con l'importazione della patata in Europa si sia imparato a mangiare soprattutto il gambo ingrossato? Osservando l'intera pianta si vede che consiste di radici, gambo, foglie e fiore. La pianta ha una caratteristica curiosa. La radice in basso è molto simile al suolo e contiene di fatto tantissimi sali. Il fiore in alto, invece, è molto simile all'aria calda. È come se attorno al fiore, col calore solare, si cucinasse di continuo. Il fiore contiene olii e grassi, soprattutto olii. Nella pianta abbiamo in basso i sali che si depongono. La radice è ricca di sale. Il fiore è ricco di oli. Di conseguenza si introducono tanti sali nell'intestino mangiando radici. I sali trovano la strada fino al cervello e lo sollecitano. I sali attivano il cervello. Così fa bene, per esempio, mangiare radici a chi soffre il mal di testa, non l'emicrania, ma di quel tipo di mal di testa che riempie la testa. Si vede in modo abbastanza chiaro che molte radici hanno un certo sapore salino. Lo si sente al gusto. Mangiando invece fiori, si sente che la pianta in realtà è già cotta per metà. Gli oli sono all'esterno. Sono qualcosa che lubrifica di preferenza lo stomaco e l'intestino. Hanno un effetto sull'addome. Anche il medico ne deve tener conto quando prescrive una tisana. Per nessuno la tisana a base di fiori avrà un grande effetto sulla testa. Al contrario, un decotto di radici dato al malato avrà un forte effetto sulla testa. Mentre si passa nell'uomo dalla pancia alla testa, cioè dal basso verso l'alto, nella pianta si fa il percorso inverso, dal fiore alle radici. La radice della pianta è affine alla testa. Il fiore della pianta è imparentato con l'intestino, e così via. Tenendo conto di tutto questo, riusciremo a comprendere qualcosa del significato della patata. La patata ha dei bulbi che sono qualcosa non ancora del tutto radice. Mangiando tante patate, si mangiano piante che non sono diventate del tutto radici. Mangiando solo patate e mangiandone troppe, la testa non ne ha molto. Il nutrimento rimane nell'atto della digestione. Le popolazioni europee, mangiando patate, trascurarono così la loro testa, il loro cervello.
Questo nesso diventa evidente solo occupandosi di scienza dello spirito. Si constata che, da quando l'alimentazione a base di patate prese in Europa il sopravvento, la testa degli uomini è diventata meno capace. Le patate sollecitano soprattutto la lingua e la gola. Scendendo lungo la pianta di patata, non si arriva fino alla radice. Lo stesso vale per l'uomo. Salendo fino alla testa e fermandoci alla lingua e alla gola, veniamo sollecitati dalla patata. La patata, perciò, è un contorno molto gustoso, in quanto sollecita ciò che è al di sotto della testa, lasciando la testa libera. Mangiando invece barbabietole, si tende a pensare tantissimo e lo si fa in modo del tutto inconscio. Dopo aver mangiato patate, si ha il desiderio di mangiare presto di nuovo. La patata rende presto di nuovo affamati, perché non sale fino alla testa. La barbabietola toglie presto la fame, perché, ed è la cosa più importante, sale velocemente alla testa, che è la parte più importante. Essa sollecita l'attività della testa, se entra bene in essa. La gente è a disagio se deve pensare, e così preferisce la patata alla barbabietola, perché la patata non sollecita il pensare, fa diventare pigri. Non sollecita il pensare e si diventa pigri nel pensare. Al contrario, la barbabietola sollecita molto il pensare, perché è una vera radice. Sollecita molto il pensare, però in modo che si vuol pensare, e quando non lo si vorrebbe fare, allora non si amano le barbabietole. Se è opportuna una spinta per pensare, si deve utilizzare soprattutto l'impulso salino, per esempio dei rafani. Se qualcuno non è molto attivo con la testa, gli fa bene aggiungere del rafano al cibo, perché fa smuovere un po' i pensieri. Si arriva così alla curiosa conclusione che i rafani stimolano il pensare. Non occorre essere noi stessi molto attivi nel pensare. I pensieri arrivano mangiando rafano, pensieri così forti da provocare grandi sogni. Chi mangia tante patate non ha forti pensieri, ma ha sogni che gli pesano. Chi dunque mangia di continuo patate è anche di continuo stanco e vuol sempre dormire e sognare. È di grandissima importanza storica quali alimenti si assumano. A questo punto si potrebbe dire che allora si vive del tutto di materia, ma non è vero. Ho detto spesso che abbiamo all'incirca ogni 7 anni un nuovo corpo. Il corpo si rinnova di continuo. Le sostanze che avevamo 8 o 10 anni fa nel nostro corpo ora non vi sono più. Tutto è uscito. Le abbiamo eliminate tagliando le unghie e i capelli. Sono uscite col sudore. Esce tutto. Alcune cose escono subito, altre richiedono più tempo. Comunque escono tutte. Dunque, come ci si immagina la situazione dell'uomo? La si immagina all'incirca così. Abbiamo un uomo che secerne di continuo materia ed introduce sempre nuova materia. Dalla bocca entrano dunque le sostanze, dall'ano e con l'urina escono di nuovo sostanze. Siamo come un tubo. Assumiamo sostanze col cibo, le tratteniamo per un certo periodo e poi le eliminiamo. Si pensa che l'uomo sia fatto più o meno così. Nell'uomo reale non entra e non esce però niente della sostanza terrestre, proprio niente. È solo un'illusione. Succede che quando si mangiano, ad esempio, patate, il punto non è che si assuma qualcosa della patata, ma la patata è solo qualcosa che ci stimola. Che stimola le mascelle, la gola e via dicendo.
La patata ha un suo effetto ovunque. Nasce così la forza di eliminare di nuovo la patata. E quando lo si fa, viene incontro dall'etere e non dalla materia solida, ciò che costruisce il nostro corpo nel corso di 7 anni. Noi costruiamo con le sostanze della terra. Quel che mangiamo è solo per ottenere un impulso. In realtà siamo costruiti da ciò che vi è in alto. Non è vero tutto quello che pensiamo, che cioè da una parte entri il cibo e da un'altra esca di nuovo, mentre nel frattempo qualcosa rimane. Il cibo dà solo un impulso. Ci viene incontro una forza opposta dall'etere e noi costruiamo il nostro intero corpo dall'etere. Tutto quel che abbiamo in noi non è costruito con le sostanze della terra. Se diamo una spinta ed essa si ripercuote, non dobbiamo confondere la seconda spinta con la prima. Il fatto che abbiamo bisogno di cibo per poi ricostruire il nostro corpo non va confuso con l'assunzione del cibo. Di certo vi sono sregolatezze. Assumendo troppo cibo, esso rimane comunque a lungo nell'organismo. Accumuliamo sostanze non giuste, diventiamo corpulenti, grassi e così via. Assumendo troppo poco cibo, non si hanno sufficienti impulsi e si afferra troppo poco del mondo spirituale, del mondo eterico. È importantissimo che non ci costruiamo con le sostanze della terra, ma con ciò che è fuori della terra. Se nel giro di 7 anni si rinnova l'intero corpo, si rinnova anche il cuore. Il cuore che avevamo 8 anni fa non è più in noi, ma è stato rinnovato. Non rinnovato con le sostanze della terra, ma con ciò che nella luce avvolge la terra. Il cuore è luce compressa. In effetti lo si è avuto dalla luce compressa del sole. Il cibo che è stato assunto stimolava solo a comprimere la luce solare. Tutti gli organi vengono costruiti dalla luce che ci circonda e il cibo che si mangia, che viene assunto, è solo un impulso. L'unica cosa che ci viene data dal cibo è una specie di poltrona interiore. Ci percepiamo, riusciamo nella vita quotidiana ad avere una sensazione dell'io perché abbiamo in noi sostanza fisica. Ci sentiamo proprio come se fossimo seduti su una poltrona. Sentiamo anche la poltrona che ci preme contro. Si sente il corpo nello stesso modo. Esso preme su ciò che noi abbiamo fatto dell'universo, preme di continuo. Nel sonno non sentiamo il corpo perché ne siamo usciti. Il corpo lo si sente. È una specie di divano preparato per noi, per qualcuno più duro se è ossuto, per qualche altro più morbido. Una specie di divano sul quale ci si corica e nel quale si sente la differenza tra un morbido letto di piume e una panca di legno. Così percepiamo in noi che cosa è morbido e che cosa è duro. Questo comunque non siamo noi. Il vero uomo è quello che in noi risiede. La prossima volta chiarirò quale nesso vi sia tra tutto questo e la conoscenza superiore. Gli uomini che oggi vogliono conoscere non si occupano affatto dell'attività umana, ma soltanto di ciò che presenta loro la poltrona.